Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parlerò di stupidità, ok? Stupidità, essere stupido, essere fesso, e ipnosi DCS, ipnosi vera e professionale con la V maiuscola. Che cosa ha a che vedere la stupidità, l'idiozia, l'essere un coglione con la K maiuscola, come qualche genitore chiama il proprio figlio? Con l'ipnosi DCS vera professionale, ebbene, se tu da piccolo qualcuno ti ha ipnotizzato con la ripetizione, chiamasi ipnosi, una delle componenti dell'ipnosi, la ripetizione e la saturazione, e ti ha convinto che sei un coglione, che sei stupido, che sei fesso, che sei idiota, che non vali nulla, bene, diventa la profezia della tua vita. Come diceva anche San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C., attento a ciò che dici, a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. È logico che le offese ripetute dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto sotto i 6 anni, possono essere, sbocciare, dare i frutti nella negatività in questo caso, come anche nel bene, se e solo se il bambino le recepisce. Ma siccome il bambino è sempre in uno stato di trance, di rilassamento profondo, con gli occhi aperti, vigile come me, vedi, adesso io sono ipnotizzato e non sembra. Tu immagini che i bambini, senza conoscere la parola ipnosi, sono sempre ipnotizzati, significa sono in uno stato di super ricezione alle suggestioni, alle parole dei genitori, soprattutto delle figure autoritarie, maestri, genitori, nonni, zii, amici più grandi, eccetera, eccetera. Per cui recepiscono, si convincono e diventa veramente il loro destino. Come diceva anche un altro celebre personaggio, Carl Jung, per altri Carl Jung, rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Ok? Della verità, ragazzi. Perché alcuni etichettati, offesi da figure autoritarie come maestri a scuola, genitori, invece sono usciti dalla povertà, dalla malattia, dalla stupidità, e magari sono stati celebrati come gli scienziati più importanti della Terra, come Thomas Edison, come lo stesso Albert Einstein, eccetera, eccetera, che a scuola erano stupidi in matematica, erano ritardati, ci sono delle lettere, queste storie, ragazzi. Perché loro non si sono convinti, oppure c'è stata la mamma nel caso di Edison, l'Edison è l'inventore della lampadina, per dirne una, che lo ha ipnotizzato, suggestionato al contrario, dicendo tu sei, non sei normale, tu sei speciale e sei destinato a realizzare grandi opere. E così è stato. Ok, non devi credere al sottoscritto, stai attento a ciò che dice a tuo figlio, a tua figlia. Non è né religione né politica l'ipnosi, è scienza ed arte, ma prima di essere scienza l'ipnosi vera e professionale è arte. Non tutti sanno dare le giuste suggestioni per uscirtene da questa cappa. Per cui, dopo queste belle parole, se tu hai questo problema, che è più forte di te, il tuo mindset, la tua mentalità nel lavoro, nelle tue attività, nella salute, nelle relazioni pure, e vuoi uscirtene, bisogna utilizzare, o lo fai da solo, oppure utilizza l'ipnosi DCS vera professionale, o presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona, oppure anche con un solo audio MP3 DCS tipo no passato negativo, dove tu puoi sgretolare goccia su goccia, gutta cavat lapidem, ok? La pietra, la roccia, i problemi, i ricordi brutti del tuo passato negativo, perché non esiste nessun farmaco che elimini, cancelli un ricordo dal tuo subconsciente, dal tuo pilota automatico, dal tuo genio, della lampada d'Aladino, dalla tua mente, che ti causa purtroppo danni nel corpo, nella mente, nella vita visibile e invisibile. Oppure puoi utilizzare, se vuoi accelerare il tutto, anche con un'ipnosi regressiva DCS vera e professionale, dove tu vai a capire la causa del tuo problema e a cancellarla, come cancelli con un cancelletto alla lavagna, in questo caso la tua lavagna mentale. Non devi credere al sottoscritto, ripeto, documentati, approfondisci, però ascoltami bene, anche nel mondo dell'ipnosi devi sempre chiedere quando ti siedi che percentuali ho di riuscire ad eliminare il senso di colpa, questa parolaccia, questa voce interiore che mi perturba, che mi turba dalla mattina alla sera,
questo risentimento, questo odio nei confronti di mia madre, di mio padre, questa convinzione di essere un idiota, un coglione, uno stupido, uno sfigato, una sfigata. Ecco cosa devi fare, l'ipnosi è il non plus ultra. Non lo dico tanto per ragazzi, che è la verità, è successo a me quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca, dove io avevo un papà burbero pur buono, ma che ti diceva tutto di più, ti seppelliva quando da ragazzini si sbagliava qualcosa, e poi c'era mia madre invece che ti potenziava, che ti dava coraggio, che ti incoraggiava. In una famiglia di 5 figli puoi immaginare, molto povera, anche pur dignitosa, dignitosissima, puoi immaginare che problemi c'erano tanti e tanti anni fa. Grazie al potere della parola, al potere della mente, al potere della ripetizione puoi uscirtene. È logico che se sei grande e continui ad avere questo problema devi utilizzare l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, ok? Quindi, riassumendo, scusami, sto cercando il telecomando, c'ho mille chiavi. Mille chiavi che io so, eccolo qua qui. Come le chiavi di San Pietro, no? Se uno riflette. Per cui, se ti trovi in una situazione di non ritorno, dove le hai provate tutte, non ci sei riuscito, tu, oppure anche un tuo caro, attenzione, il mio metodo, metodo DCS, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, funziona anche per chi non vuole, contro la sua volontà, e sempre ricordatelo, ricordalo sempre a fin di bene. E non tanto perché vuoi fargli del male, ok? Ma non vuole perché è pieno di sensi di colpa, quindi si sta autopunendo da solo. Quando si è piccoli ci si puni, sono i genitori a punire, a punirci. Quando si diventa grandi c'è l'autopunizione. Certo, con la ragione mi mandi a quel paese o ti mandano a quel paese. Quindi, riassumendo, se non vuoi invece girare cappelle, non hai voglia di dire i fatti tuoi in giro, oppure c'è un tuo caro che non vuole il tuo aiuto, prova l'audio MP3 DCS dal titolo No passato negativo che trovi sul mio sito internet e cambia la tua vita da così a così, senza ma e senza se. Cose sperite sulla mia persona, sul mio corpo, sulla mia mente, sulla mia vita visibile e invisibile, su centinaia e centinaia di persone nel mondo, dalla mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills. Metodo veramente, ragazzi, eccezionale, unico al mondo, che non ti fa mettere auricolari, che non richiede il tuo tempo, che non ti stressa, un metodo a prova di nonno, a prova di pigro, a prova di idiota in questo caso, ok? Non devi scendere ruscelli, salire montagne, vedere la luce, niente, niente, perché le mie parole sono dirette al tuo subconsciente, le mie parole trasparenti, naturali, senza effetto collaterale, che non ti mettono le mani nella testa, perché tu non vai da nessuna parte, devi premere soltanto play e rilassarti e lasciar fare alla tua mente profonda, perché il miracolo della tua stessa mente lo fa la tua stessa mente e non il sottoscritto, anche se ti dà un piccolo aiuto con le suggestioni e parole potentissime di ipnosi DCS vera e professionale. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita, come è successo a me tantissimi anni fa, che da studente lavoratore senza una lira in tasca, pieno di problemi, rabbia, odio, depressione, panico, ansia, frustrazione, risentimento verso la società e il mondo, te lo posso garantire, ha svoltato incredibilmente nel 2008, possiamo dire, ma anche prima, da autodidatta, grazie all'ipnosi DCS vera e professionale. Per cui, e poi visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, conclusione delle conclusioni, il sottoscritto pubblica queste cose non per fini di lucro, di fatto, perché non mi interessa, sto bene per i prossimi 250 anni, grazie a Dio, ok? Grazie al potere della mia mente, ma per darti una chance, se le hai provate tutte e ti sei stancato di girare cappelle e spendere una barca di soldi per cambiare la tua vita, con i fatti e non con i bla bla, perché il mondo è pieno di bla bla bla, di guru bla bla, in tutto il mondo è pienissimo, ma fatti pochi. E quando beccano un fatto dicono che tutte le 1000, 2000 persone che hanno aiutato hanno avuto gli stessi risultati di quell'unica persona. Falso, bugia.
Ok, credi ai fatti. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima.